Buonasera Londra, Natural e Doped si allenano o si dovrebbero allenare nello stesso modo? La risposta è assolutamente sì. Non è che lo dico io che non sono nessuno, ma lo dice la scienza, o meglio, lo dice l'anatomia, la fisiologia del nostro corpo o in generale delle cellule e di tutti gli esseri viventi. Quindi vediamo perché doped e natural è uguale, perché di chi dice diversamente mente, insomma, scopriamolo. Partiamo dai doped. Com'è la preparazione di un doped? Cosa fa? Prende subito da zero i farmaci che prende un Mister Olimpia? Assolutamente no. Perché se uno inizia a prendere subito dal niente troppi farmaci, gli effetti collaterali sono troppo evidenti rispetto ai benefici che ha. Quindi, nella preparazione DOPED, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare con piccole dosi, lasciare che il nostro corpo l'omeostasi si abitui e via 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 andiamo gradualmente a salire. Quindi il primo principio nella preparazione DOPED è quello della gradualità. Far sì che per ottenere benefici per l'aumento della massa muscolare che non siano correlati a degli effetti negativi troppo prorompenti, il corpo riesca in modo graduale a sopportare via via livelli di farmaci sempre più elevati. Quindi primo principio, la gradualità. Secondo principio, un doped che cosa fa? Mantiene i farmaci tutto l'anno ai massimi livelli? Assolutamente no. Quindi, oltre alla gradualità, ci sono anche dei periodi di carico e dei periodi di scarico in cui si cerca di dare agio e respiro al nostro organismo. C'è chi stacca del tutto, ma in realtà non si stacca mai del tutto, chi prende di più, prende di meno anche durante lo scarico, ma comunque c'è un'alternanza delle fasi. Perché? Perché il nostro corpo a uno stimolo costante risponde con adattamenti decrescenti, c'è bisogno, sia per bilanciare benefici e malus, di fare fasi di carico e fasi di scarico. Quindi, se avevamo la gradualità, abbiamo l'alternanza delle fasi nel doped. Il terzo principio di una preparazione di chi prende farmaci è dare stimoli differenti. Quindi la preparazione non si basa su un farmaco che sale il più possibile, ma su una serie di farmaci che hanno effetti sinergici per dare il massimo del risultato. Quindi si prenderanno più sostanze dopanti per avere un effetto il migliore possibile, con dei malus, con degli effetti collaterali il più risicati. Quindi abbiamo una diversificazione degli stimoli essenziali per ottenere benefici, e questo è il terzo principio della preparazione DOPED, quindi un cocktail di farmaci. Ecco, quello che abbiamo visto è assolutamente identico nell'allenamento dei natural, quelli veri. Per cui uno che vuole progredire, che cosa fa? Inizia l'allenamento e si spacca al massimo? No, perché la fisiologia del nostro corpo, se raggiungiamo subito la massima intensità, stagliamo. Se tu dai il massimo, non è che la settimana dopo potrai, a meno che non sei un principiante, potrai dare qualcosa di più. Il nostro corpo, per progredire, ha bisogno di una gradualità di stimoli, e quindi il natural deve imparare, contrariamente a quello che quasi tutti dicono, doped o falsi natural o mostri di genetica, deve imparare a prendersi il tempo, avere delle progressioni che partono piano proprio per abituare l'organismo e non stressarlo subito, perché altrimenti si stalla. La gradualità degli stimoli allenanti è il principio cardine dell'allenamento natural. Chi vi dice tutto cedimento, sempre dai il massimo, in realtà ovviamente sta dando uno stimolo rispetto a non allenarsi, otterrà ottimi risultati, ma non sta rispettando la fisiologia
degli esseri viventi, di tutte le cellule che per potersi adattare hanno bisogno di una gradualità di stimoli. Questa gradualità di stimoli ti dice parti piano per via via crescere. Se voi non fate progressioni sulle 4-8 settimane nella vostra programmazione, non è una vera scheda natural. Il secondo principio, quello dell'alternanza delle fasi, prevede anche nei natural di fare nell'allenamento sessioni di carico e sessioni di scarico, anche allenamenti leggeri che diano non soltanto ai tessuti il tempo per ripararsi, per riprendersi, per rigenerarsi, eccetera, 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 ma che diano anche alla persona, ti tolgono un attimo l'ansia d'allenamento, perché quando fai le progressioni e sai che ogni settimana si sale e quando ti devi allenare dici cavolo, ce la farò, non ce la farò, e invece avere degli allenamenti tra virgolette leggeri, avere delle settimane di scarico, permette al nostro corpo di ritornare ai livelli ottimali per continuare a crescere. Quindi sapere quando mettere allenamenti leggeri, che non è che sono iperfrequenti, da settimane di scarico ogni 5-6 settimane per esempio, è essenziale anche per rompere quella monotonia che non ti fa più progredire. Ripeto di nuovo, a stimoli costanti il corpo risponde con adattamenti decrescenti fino poi a stallare. Il terzo principio dell'allenamento dei natural è quello di diversificare gli stimoli, quindi non fare soltanto un range medio-alte ripetizioni, lavorare sulle 4-6 ripetizioni magari nel primo esercizio, quindi dare un certo tipo di stimolo, lavorare su un range di medie ripetizioni e lavorare su altissime ripetizioni, schede di Hatfield memoria. Quindi anche qui, piuttosto che semplicemente cambiare gli esercizi rimanendo sempre nello stesso range, conviene andare a dare tutta una serie di stimoli complementari che assieme aiutano l'organismo ad adattarsi a differenti segnali e quindi avere una risposta ipertrofica completa. Piuttosto che cercare di sfondare sempre e unicamente nella stessa direzione, conviene attaccare anche dai lati, e questo è il principio. Come vedete, che si parli di farmaci, che si parli di allenamento, i principi sono assolutamente gli stessi. E allora c'è da chiedersi perché in palestra questi principi che si adottano dal punto di vista DOPED poi non vengano rispettati dal punto di vista dell'allenamento. Quante schede in palestra vedete essere sempre uguali? Ogni volta dai il massimo, non ci sono progressioni, non c'è una logica con cui inserire allenamenti leggeri pesanti e non c'è neanche una logica dal punto di vista degli stimoli diversificati all'interno. La ragione principale è che i risultati che puoi avere dal punto di vista farmacologico rendono del tutto insignificanti i risultati che puoi avere con l'allenamento. Cioè, nel senso, è come se io mi alleno a dibattere, quindi in una mia capacità critica di parlare, di saper argomentare, e l'altro viene con una pistola. L'allenamento è una dialettica che non può avere nulla rispetto a chi arriva e ti spara. Poi chi arriva e ti spara sa argomentare anche lui, e quindi il doped si può allenare anche lui bene, che ben venga, ma è talmente piccola la differenza per cui quando tu assumi un certo quantitativo di farmaci nel giusto contesto fatto bene, che l'allenamento, poi la gente qui si arrabbia, però nel senso lo vediamo come preparano tanti preparatori che ti fanno bene la parte farmacologica, l'alimentazione così così, e l'allenamento ti dicono vai in palestra e fai due cagate, perché comunque il 95% l'abbiamo già fatto. Andate a prendervi un libro di fisiologia e vedete che cosa comporta l'ipertrofia di una cellula, non per forza la cellula muscolare, la cellula epatica, qualsiasi cellula del nostro corpo, quali sono i fattori che inducono ipertrofia. Bene,
questi fattori, adattate i corretti stimoli e vedrete che quelli esposti in questo video sono alcuni essenziali per aumentare il volume cellulare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Purtroppo queste cose si sanno da un sacco di anni, ma l'ambiente è duro proprio perché la parte farmacologica purtroppo permette a tutti di dire qualsiasi cosa. Se ti vuoi allenare correttamente seguendo questi principi, ti segnalo che questa settimana è ripartito V-Athlete, la nostra web app sull'allenamento, in cui ci sono le progressioni, c'è l'alternanza degli stimoli, c'è una periodizzazione annuale, c'è tutto quello che serve nella sua semplicità, perché più un programma è semplice, più è efficace, per con costanza dare quella gradualità di stimoli per ottenere il miglior risultato. Se vuoi saperne di più, ti lascio qua sotto V-Athlete, fammi sapere nei commenti e noi ci vediamo con un prossimo video. A presto!